Una buona sera a tutti i miei carissimi fan. Bentornati a questo appuntamento settimanale di cazzeggio, di musica, di poesia, un po' di tutto quello che volete. Non smetterò mai di ringraziarvi per il vostro affetto, per la vostra passione, per essere i numeri uno, come tutti noi. Questa sera vi voglio proporre una canzone che ho scritto nei giorni scorsi. L'ho completata questa notte, che erano più o meno le 5 di mattina. Questa settimana non lavoro, dunque posso dire che sto cazzeggiando meritatamente un pochettino, dai. Volevo anche anticiparvi che molto molto presto poi inizierò anche a pubblicare le poesie che ho scritto dedicate al vendor show appena concluso. Però prima di pubblicarle, siccome ce ne sono alcune dedicate a persone mirate, vorrei sottoporle prima loro per chiedere la loro approvazione in merito, ma presto lo vedrete. La canzone di questa sera si chiama The Mail You Never Sent. È una ballata rock che ho scritto appunto così come dicevo, abbastanza in fretta. Purtroppo la voce è mia, quella che è, lo sapete, quindi buon ascolto e buon divertimento. Everywhere I look, I'm sure I see you in people's face. Everything I do, you know, I'm sure it will cause pain, cause I'm here right on the floor. And I know it won't be long. It's the mail you never sent. And my life is just a mess. Yes, the feelings have been changed, but tomorrow it's still the same. Sometimes I just wonder where you spend every damn week. But I'm sure it's worth it, cause you live so far from me, and my time is running out. There won't be another self. It's the mail you never sent. And my life is just a mess. Yes, the feelings have been changed, but tomorrow it's still the same. It's the mail you never sent. God, I can't forgive that day when I thought it was true love. Now we're all inside a tunnel. Grazie al mio feed iPad, che come spero possiate vedere, se no a causa della troppa luce, mi aiuta a scrivere, a comporre e a continuare a rapportarmi con il mondo e con tutti voi. Vi auguro ancora una buona serata. Per ultimo volevo dire che mi spiace tantissimo non essere stato presente alla festa di ieri sera, ma che sicuramente la prossima volta non mancherò. Continuate così, ragazzi. Vi amo tutti e siete numeri uno. Ah, un piccolo bonus. Questa sera non sono da solo. Qui di fianco a me c'è qualcuno che si sta veramente dedicando ampiamente ad aiutarmi a salire in Gears of War 3. Stiamo parlando di Daniele Akira Di Marco, my brother. Che come potete vedere è infognatissimo in questo momento nella modalità, come si chiama, che non mi ricordo, nella modalità belva. Oggi abbiamo finito la campagna insieme a livello difficile. Buonanotte e ci sentiamo presto.